Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Sono finalmente tornata dopo non so quanto con un mega haul mist. Abbiamo veramente di tutto, da accessori, abbigliamento, oggetti vari, make-up. Direi di iniziare da queste spille super sbrilluccicose, super, in realtà non sono tanto da me, nel senso non abbracciano molto il mio aesthetic goth witchy, però le trovo perfette magari quando faccio dei look particolari, Barbie inspired, oppure anche quando faccio look più drag. A proposito di drag, sto guardando la seconda stagione del programma inglese, tra l'altro sta uscendo di settimana in settimana su Discovery, non so se quando andrà online questo video sarà già finito, più che altro perché mancano tipo solo due episodi. Mi sono innamorata di Bimini e ho preso il suo libro, bellissimo, lo amo tantissimo, ha tutta la scritta olografica, wow. Lo sto leggendo, l'ho quasi finito in realtà, e anche proprio come argomenti mi piace molto. Andiamo avanti, passiamo ad AliExpress. Mi è arrivato un pannetto per le cavie, questo è bellissimo, è super morbidoso, gliel'ho preso rosa, in realtà c'era tipo rosa, nude marroncino, ma non mi faceva impazzire, e forse grigio, non mi ricordo, non c'erano molte scelte di colore, quindi ho voluto prendere questo anche un pochino per vedere com'era di qualità, e devo dire niente male. Ho avuto un sacco fortuna perché è la dimensione perfetta per una delle loro casette. Sempre per le cavie le ho preso un cuscinetto a cuore, anche di questo c'era la versione grigia, marroncina e azzurra. Ciò che, giusto perché non ne avevo abbastanza nella mia collezione, doveva assolutamente entrare qualcuno di nuovo, quindi ho scelto questo che, come potete vedere, alterna borchie lunghe e corte e in mezzo ha un cuore. Lo trovo veramente stupendo. Altro choker, questo in realtà è molto più particolare, molto witchy, ed è, ecco, ovviamente figuratevi se la luna stava dritta, un colletto praticamente, sì, dovrebbe stare tipo a colletto, ovviamente adesso con il maglione tra l'altro qua pure nero non si vede assolutamente niente, comunque l'effetto è molto bello. Ultimo pezzo da AliExpress, questo maglione oversize che bramavo tipo da tantissimo. Questo è strafigo perché, a parte vabbè, che essendo oversize fa da vestito, questo è figo perché è a righe e va dal grigio al bianco. Mi piace un sacco anche il fatto che abbia questi finti buchi, insomma, fatto tutto posto ovviamente. Mentre vi stavo facendo vedere le cose varie prese in giro, mi sono dimenticata questo set di pennelli. Io avevo già da tempo, ma da tantissimo tempo, il portapennelli, che però non l'avevo mai utilizzato perché appunto servivano esattamente questi. Ne avevo tipo uno, ma appunto era bello metterci tutto quanto il set. Non li ho ancora provati, a parte questo per sfumare il correttore sulle sopracciglia. Per il resto non ho ancora provato nulla. Mi ispirano tantissimo, soprattutto per il fondotinta, non lo so, però avevo intenzione di provarlo in un video con voi. Fatemi sapere se vi può interessare. Voglio tenere il pezzo forte per ultimo, quindi direi di passare a Shein, che anche qua in realtà ho delle chicchette molto interessanti. Partiamo dalla cosa più tranquilla, ovvero choker. Questo è super carino, con le catenelle e il cuore a lucchetto in mezzo. Peccato che lo devo far stringere, perché quelli con i bottoncini così di solito ne hanno solo tre e mi sono larghi, mi servirebbe tipo il quarto. Quelli che hanno quattro bottoni sono perfetti, questi qua purtroppo niente, quindi devo farlo stringere. Vestito super witchy nero, è abbastanza lunghetto in realtà, cioè alla fine come mood ci sta, diciamo che io li preferisco un po' più corti, quindi non so, sono un po' indecisa se lasciarlo così o se accorciarlo un filo. Ha la lunetta in mesh che mi fa impazzire, mi piace tantissimo come sono fatte le maniche, le trovo molto 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 belline. L'ho provato anche con una cintura a corsetto e devo dire che secondo me ci sta molto bene. Altro vestito che sicuramente da così non ci starete capendo niente. Questo invece, al contrario dell'altro, ha la lunghezza perfetta. Mi piace anche il fatto che sia regolabile sui fianchi con i laccetti. È molto molto bello anche questo secondo me. Questo c'era anche in versione bianca e nera, però ho preferito prenderlo rosa e nero, anche perché comunque è un rosa molto molto pastello. Altra cosa, e se non erro ultima di Shein per questo haul, molto 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 più rosa, scarpe. Cioè, sono meravigliose. Mi sono innamorata, le ho viste sul sito mentre stavo scorrendo velocemente, tipo le ho viste e mi sono bloccata, innamorata, wow, bellissime. Hanno la fibbia con tutti i brillantini, che tra l'altro, ecco, questi si abbinano
un sacco con le spille che gli ho fatto vedere prima. Arriviamo ora al pezzo forte e sto parlando di Jeffree Star, ovviamente. Ho due cose di Jeffree, ma direi di iniziare da quella che vi ho già accennato in qualche video e sto parlando dell'Extreme Frost Viola. Cioè, raga, costa 50 euro questo illuminante, ma secondo me li vale tutti, anche proprio come pack. Da un'experience super luxury. Questo è l'interno, sembra tipo un gioiello con il logo inciso. La parte sopra è anche morbidina. Si apre, voilà. Ve lo tiro fuori che ve lo faccio vedere meglio, perché da così non rende tanto. Meraviglia, anche il pack tutto viola specchiato. Questo ovviamente è della collezione Bloodlust, quella viola ovvero. Questa in particolare è la colorazione Choking on Ice degli appunto Extreme Frost ed è bellissima, ragazzi. Cioè, come potete vedere, quello che vi stavo dicendo anche ad esempio nell'ultimo video è bianco trasparente con tutti i riflessi viola. Cioè, è fuori di testa, questo illuminante è bellissimo. Vi devono piacere gli illuminanti glitterati. Cioè, se non vi piacciono gli illuminanti glitterati, state alla larga da questo, assolutamente, perché questi sono glitter pure, cioè praticamente è solo glitter, non ha pigmento. Io amo questa tipologia di illuminanti, è in assoluto la mia preferita. Ultimo pezzo per questo haul, uno Yuck! Lo Yuck di Jeffree Star. Io innamorata, innamorata, raga, è bellissimo. L'ho chiamato Pinkie Pie, sì, l'ho chiamato come il My Little Pony. Chiamato uno yak con un pony, rendiamoci conto, è meraviglioso. Io innamorata, morbidissimo poi. Questo è del secondo restock, perché ne aveva già fatto uno e tipo erano andati sold out in 02. Ha fatto il secondo restock aggiungendo al rosa che c'era già da prima anche quello nero che è molto bello e quello bianco. E nulla, raga, questo era tutto per quanto riguarda il video haul di oggi. Fatemi sapere qual è stato il vostro pezzo preferito. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino alla fine di questo video. Come al solito vi ricordo di andare a dare un'occhiata giù nell'info box, perché lì troverete tutti quanti i link per andare a seguirmi anche sugli altri miei social. Io vi mando un mega bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao!